Il calendario dei lavori per la settimana 26-30 ottobre 2015. Intervengono infine sull'ordine dei lavori la deputata Castelli, nonché per sollecitare lo svolgimento di propri atti di sindacato ispettivo i deputati Latronico e Colletti. La seduta termina alle 15:05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 23 ottobre 2015, con inizio alle 9:30. Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Bellanova, D'Ambrosio, Damiano, Di Lello, Ferranti, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Migliore, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Tabacci, Valeria Valente sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 82, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2094 dei deputati Latronico e Palese, concernente elementi ed iniziative per il potenziamento e lo sviluppo della rete viaria e ferroviaria della Basilicata, anche in rapporto alla proclamazione di Matera capitale europea della cultura 2019. Chiedo al deputato Cosimo Latronico se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, ne ha facoltà. Signor Presidente, questa interpellanza che risale a qualche mese fa, per la quale per la verità ci sono stati diversi rinvii, vedo che il Governo ora è rappresentato dal Sottosegretario alla Salute, certo una certa mobilità interdipartimentale al Governo non fa male, insomma se ognuno facesse il suo mestiere non sarebbe male, ma comunque si occupa di infrastrutture, trasporti. In poche parole del piano del Sud che è stato assunto e pubblicato dal CIPE nel 2011. Il tema è, questa è la ragione, diciamo, politica di questo atto di sindacato ispettivo, capire se a distanza di 4 anni da questa programmazione, in una parte importante del Sud che è la Basilicata, ma naturalmente